sostanzialmente si guarda a livello oggettivo le dotazioni organiche, si fa una valutazione più ampia, quindi non si guarda soltanto il numero secco, ma si guarda come il servizio è stato gestito nell'ultimo periodo e quale dotazione organica è necessaria per poter fare un'operazione di questo tipo. Su questo penso di essere abbastanza sicuro. Per quanto riguarda invece il discorso del cessionario, questa invece sinceramente una risposta così netta non la so dare, perché sinceramente è molto complessa la situazione. Qui siamo in una fase particolare, è l'in-house providing, è tutto un sistema particolare perché avviene tutto all'interno della stessa fonte che eroga le risorse, che è il comune, perché che lo fa come gli si servizi o lo fa come direttamente, comunque la fonte è sempre la medesima. Questo potrebbe comportare che nel momento in cui il comune decide di esternalizzare una sua partecipata in house, potrebbe anche decidere già qual è il cessionario. Diceva però il dirigente Torelli mi faceva ragionare sul fatto che un'eventuale discussione senza la firma del Presidente potrebbe creare, su questo c'è qualche perplessità, mi sembra una di quelle situazioni all'italiana che ci possiamo ragionare tutto il pomeriggio ma non arriveremo comunque a una soluzione e comunque non posso darla io, la potrebbero dare sicuramente persone più autorevoli di me. Ma visto che probabilmente ci sarà una situazione di conflitto, potrebbe risolversi in quella sede lì, quindi senza nessun problema, non nel mio incarico e da questo mi esimo. Sul discorso invece della pratica, ho già detto che a mio parere ci sono delle perplessità, io non è che ho detto che dovevamo fare un'altra cosa, io ho sempre detto fin dall'inizio che probabilmente saremmo giunti alla medesima conclusione, soltanto che nel momento in cui io sono chiamato a deliberare, voglio deliberare su quelle che sono le regole con le quali avvengono questi affidamenti diretti, perché sono affidamenti diretti. Sono affidamenti che sono una deroga a quella che è la regola generale, che è l'affidamento al mercato, che è disciplinato e tutelato, ahimè, dalla Comunità Europea, che ormai come principio generale mette la libera concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi dilungo perché sono in dichiarazione di voto. Queste deroghe sono ammesse ad alcune regole precise, tra cui l'economicità. È una regola che va verificata al momento del passaggio e va certificata in dettaglio, perché è un'operazione importante. Perché potrebbe comportare anche qui un'elusione, un aumento di spesa, quindi sono tutte norme che sono a tutela del patrimonio pubblico. Di conseguenza, ho detto quali sono le perplessità su questa valutazione di economicità, penso di aver fatto il mio dovere di consigliere comunale, nessun altro ruolo mi è in questa sede richiesto, e ho detto semplicemente che la riduzione del costo avviene attraverso una riduzione del servizio, quindi ho detto che non è comparabile il servizio come veniva gestito prima e come viene gestito adesso. C'è tra l'altro una riduzione di personale che non sappiamo quanto inciderà nella valutazione economica della nuova gestione, manca un modello organizzativo, ci sono dei passaggi poco chiari e molto generici. C'è probabilmente, ci sono altre questioni che sostanzialmente, come ad esempio l'IVA, ci è stato detto in commissione che l'avremmo in qualche maniera, non era una voce da prendere in considerazione perché esclusa, oggi invece diciamo che possiamo, non è chiaro nemmeno questo, quindi ecco, di fronte a queste questioni qui noi rimaniamo in qualche maniera perplessi sul deliberare positivamente su questa pratica. Credo di aver sostenuto il nostro no in maniera assolutamente civile e attendendomi a dei dati, senza dover, sperando nel prossimo futuro, continueremo così, l'abbiamo quasi sempre fatto, nonostante qualcuno si ricorda diversamente, però credo che i rapporti siano questi, poi ognuno si assume le sue responsabilità e non penso che siate gli responsabili, ma non pensiate che lo siamo noi. Quindi di conseguenza questa è la posizione del Partito Democratico, voteremo no. Grazie consigliere Marasca. Prima di dare la parola al consigliere Magagnini, due precisazioni perché non avevo detto esattamente tutto. Nel testo sono precisazioni, quindi non emendamenti. Nel testo che andrete a votare, a pagina 2, al punto 5, dove si dice di prendere atto della perizia giurata di stime, eccetera, eccetera, c'è da aggiungere di prendere atto della perizia giurata del dottor Franco Salvoni, solamente questo, di stima degli automezzi, eccetera. Rimane tutto fermo, c'è solo il nome. E una precisazione su il punto 6, su una targa, era stato indicato mi pare anche in commissione, il terzo quarto bene, Scuolabus, la targa esatta è EV Empoli Verona 047 GL Grosseto Livorno anziché AN 47 76 80. Questo ovviamente
cambia sia nella parte della delibera che nel documento istruttorio che ovviamente nell'allegato. Questo per precisare. Chiedo scusa, dottor Franco Salvoni. Sì, sì. Dovevo dirlo prima, ma insomma ho risposto fra mozione d'ordine e l'altra, quindi non l'ho citato. Andava detto prima che parlasse Marasca, mi scuso con Marasca. Solamente queste due cose. Consigliere Magagnini. Ma ovviamente dopo questo dibattito è ovvio che il nostro voto è favorevole, perché tra le due soluzioni che si potevano scegliere, quella dell'affidamento ai servizi è quella più valida. Mi ha fatto molto piacere l'intervento di Vannoni, che finalmente da parte dell'opposizione c'è stata un'indicazione su quale sarebbe stata preferibile. In precedenza mi era sembrato di non sbagliare, dicendo che si criticava ma non si indicava quale poteva essere la soluzione. Ma è il punto di clima. Caro Marasca, questo mettere in dubbio il discorso dell'IVA sulla dichiarazione del ragioniere te la potevi risparmiare, perché se il ragioniere dice che l'IVA viene regolata te la potevi risparmiare. Questo non è, secondo me, ribadisco quello che ho detto prima, il modo di fare correttamente l'opposizione. Quindi noi siamo favorevoli all'opposizione e, ripeto, il dibattito ha dimostrato la validità delle nostre posizioni. Grazie. Consigliere Punzo. Sì, grazie. Ovviamente anche Patto Pichieri si voterà a favore di questa mozione, perché la riteniamo una soluzione giusta, ragionata e opportuna per un problema reale. Ottimizza risorse, stabilizza il lavoro delle persone coinvolte, mantiene inalterato il livello di servizio e tutto sommato fa un servizio ai cittadini. Io insisto nel dire che non ho capito lo spirito vero della discussione che c'è stata qui oggi. Francamente comincio a pensare che alla fine sia un altro di quegli esempi in cui occorre per forza svolgere un ruolo che non c'è nemmeno richiesto. Grazie. Grazie consigliere Punzo. La consigliera Garofoli. Sì, anche Insieme Civico voterà favorevolmente perché è pienamente convinto appunto della validità di questa delibera, per l'attenzione appunto che presta a questo settore, al settore sociale, ai lavoratori, ma comunque alla sicurezza dei nostri figli, quindi dei cittadini di Iesi, e anche al lavoro altamente specializzato, insomma, di coloro che trasportano i nostri figli, perché voglio dire, è una bella responsabilità. Quindi un'attenzione anche nei confronti dei lavoratori e del servizio e oltretutto appunto una razionalizzazione. Un risparmio che potrà sicuramente essere incrementato appunto perché gestito in una maniera, diciamo, in un più ampio contesto. Quindi ribadisco il nostro voto favorevole. Grazie consigliera Garofoli. Assessore Bucci però non può intervenire, c'è una prenotazione, non può intervenire. Consigliere Gianangeli. Sì. Noi chiaramente voteremo contro diversi motivi, nel merito perché già oggi sappiamo che ci sarà una riduzione del servizio, già sappiamo che il servizio potrebbe essere ridotto ulteriormente, basta dimostrare che sia adeguato, con tutta la vacuità che questo termine possa voler dire. Non è vero che si stabilizza la posizione dei lavoratori, al contrario, passano, ora sono stabili, ora sono sicuri, passano alle dipendenze di un soggetto dipendente di diritto privato e quindi non passano, ora sono di diritto pubblico, passano dipendenti privati, quindi dire che questo stabilizza mi sembra proprio un ossimoro. E dire soprattutto andranno a lavorare di più rispetto ad adesso, avranno condizioni contrattuali assolutamente meno favorevoli di adesso. Quindi dire che questo migliora le cose, quando si diminuisce il servizio, si diminuisce la qualità del lavoro, dei diritti di chi ci lavora, francamente non riesco a capire come si possa dire. Seconda cosa, una questione di metodo.
È una questione di metodo, perché non, con la scelta dei tempi che è stata fatta, con la scelta delle modalità che è stata fatta, non c'è stata la possibilità neanche di valutare percorsi differenti, neanche di valutarli. Mi ricordo un emendamento del dicembre 2013 in cui abbiamo votato qui, un emendamento che avevamo proposto noi, che poi era stato ripreso dall'amministrazione, andate a vedere il verbale, mi sembra che era il 17 dicembre 2013, in cui si parlava in questa fase di mantenere il saldo occupazionale, assolutamente negato e violato, dulcis in fondo la possibilità di contenziosi, sia di natura amministrativa, sia oggi abbiamo appreso, mi dispiace Presidente, io non ho detto più di quello che hanno detto i sindacati sostanzialmente, perché ho di fatto codificato quello che è stato detto ai sindacati. Io non ho detto che loro ci hanno ragione, io ho detto che secondo me hanno mostrato un aspetto della vicenda che potrebbe richiamare delle responsabilità personali, che ci sono sempre politiche, ci sono anche personali, ci sono sempre, ma è chiaro che quando è una delibera per fare una pista ciclabile, che la votiamo tutti convintamente, non ci sono terzi che potrebbero avere, oppure qualsiasi altra cosa, non ci sono terzi interessati che potrebbero avere i diritti lesi e che quindi contenziosi non ci sono all'orizzonte, uno la vota in un certo modo. Chiaramente qui la situazione è diversa, per cui io mi sono sentito non in diritto, in dovere di dirlo, nonostante quello che si pensi. Io sono convinto che, mi richiamo quello che ha detto Giorgio Rossetti, Giorgio Rossetti sa benissimo che non facciamo il gioco delle parti, qua ci siamo confrontati tante volte sugli argomenti nel merito e abbiamo trovato tante volte punti per litigare, ma tante volte anche punti per andare d'accordo e votare le cose insieme. Qualche volta semplicemente la si pensa diversamente e si articola perché, non è necessariamente il gioco delle parti, abbiamo anche detto abbastanza approfonditamente perché, no? E quindi io purtroppo questa storia mi ricorda un po' quella, la procedura parto delle mense, quando abbiamo votato tutti convintamente, poi c'è stato quel contenzioso lì in cui sinceramente non abbiamo fatto una gran bella figura, abbiamo perso sia al TAR sia al Consiglio di Stato. Mi auguro che non sia così, chiaramente non è che me la chiamo, non è che io sono convinto, voi avete ragione, sono contento per voi e per la città, però sta storia è ancora aggravata dai tempi ancora più corti rispetto all'altra volta. Grazie. Allora, non ci sono altre prenotazioni, comunque sulle mense il problema, il ricorso era su un aspetto tecnico particolare che non c'entrava molto con l'esternalizzazione, per la verità, però consigliere Santinelli. Aspettava, Presidente, ho fatto in tempo a prenotarmi. Sì, grazie Presidente. Alla luce di tutta la discussione fatta finora, le mie perplessità nella pratica presentata all'ultimo minuto non mi consente di essere fermamente convinto. Manca da parte mia un convincimento a essere veramente nella posizione di poter votare favorevolmente questa pratica. Senz'altro comunque è l'unico percorso quello che ho intrapreso a oggi, e il mio voto sarà un voto d'astensione, per quanto sarà possibile, ma con l'auspicio che questo voto e questa occasione, di questa assemblea, di questa sera, possa quantomeno ripristinare quello che è venuto meno, ovvero sia l'occupazione degli autisti che oggi non hanno più l'opportunità di poter svolgere il proprio lavoro in una situazione, ripeto e concludo, in una situazione non più favorevole magari, come magari fosse stata favorevole qualche anno fa, quando qualcuno poteva decidere se renderli precari o prenderli in giro o dire loro guardate, trovate un'altra occupazione perché non ci sono le condizioni. A quel tempo forse sarebbe stato più corretto, avrebbero trovato una soluzione alternativa. Oggi purtroppo neanche chi ha un posto di lavoro sicuro ha la certezza di questo, perché di sicuro in un'economia che non funziona come la nostra, di sicuro non c'è più niente, salvo quello di rimanere disoccupati, di andare a fare le file agli uffici dei servizi sociali e andare in piazza con il cappello sperando che qualcosa domani cambi. Allora io mi auguro che col voto di questa sera spingo con forza, e credo che tutti lo condividiamo questo,
che venga quanto prima risolto il problema dell'occupazione, ma non solo dei sei, forse magari qualcuno di più. Non sarà questo, non so se sarà possibile, ma me lo auguro con tutto il cuore. E, ripeto, il mio voto sarà astensione. Grazie consigliere Santinelli. Non ci sono altre prenotazioni. Le dichiarazioni, immagino, sono state fatte per la pratica nella sua intierezza. Adesso però dobbiamo aprire la votazione, mettere in votazione. Allora, cominciamo con l'emendamento proposto da... Allora, intanto ovviamente si vota la pratica iscritta al punto 10 all'ordine del giorno, che è quella avente a oggetto affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico e disabili alla società Iesi Servizi. Allora, adesso mettiamo in votazione l'emendamento, quello che è stato proposto dai consiglieri Cingolani, Garofoli e Punzo, rispettivamente capigruppo di Iesiamo, Patto per Iesi e Insieme Civico. Il testo, è, senza che ve lo rileggo, è quello che vi è stato sottoposto, è stato distribuito a tutti, riguarda sostanzialmente il punto 9 del deliberato e del relativo documento istruttorio e l'articolo 9.9.1 del contratto di servizio per la gestione del trasporto scolastico e trasporto disabili. Allora, mettiamo in votazione quindi questo emendamento. Votazione aperta, prego votare. Filonzi, Magagnini, Torri, Garofoli, Torri, Garofoli. Garofoli a posto, Torri no. Facciamo dichiarare il voto. Consigliere Torri, se si prenota. Voto sì. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 20, i voti favorevoli sono 13. 6 sono i voti contrari, 1 astenuto, il consigliere Santinelli. Il Consiglio Comunale approva l'emendamento. Mettiamo ora in votazione la delibera così come emendata. Votazione aperta, prego votare. Torri, Punzo, Morresi, Torri ancora, se si prenota, a posto. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 20, 13 sono i voti favorevoli, 6 i contrari, 1 astenuto, il consigliere Santinelli. Il consiglio comunale approva. 6. Ah no, ma non lo dico mai, solo l'astenuto. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare, votazione nuovamente aperta. Morresi, a posto. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 20. 14 sono i voti favorevoli, 6 contrari, nessun astenuto. Allora così do tempo. Contrari sono Bornigia, Marasca, Vannoni, Spaccia, Gianangeli, Morresi.
Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Veniamo ora a trattare la pratica iscritta al punto 11 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto realizzazione di una cabina elettrica all'interno del parcheggio di via Cartiere Vecchie, sdemanializzazione area e costituzione diritto di superficie. Presenta e illustra la pratica l'assessore Bucci. L'oggetto della presente deliberazione è la costituzione del diritto di superficie su un'area destinata dall'attuale piano regolatore a parcheggi a seguito di richiesta di una ditta privata, la Cosmo, che in pratica è la zona attualmente occupata dalla ditta Globo, per la realizzazione di una cabina elettrica per la trasformazione da media tensione a bassa tensione, ovviamente secondo gli standard richiesti dall'Enel. Parliamo di una superficie di proprietà comunale di circa 69 metri quadrati, per il quale, sul quale concedere un diritto di superficie ventennale a fronte di un importo stimato dell'ufficio di euro 8.970. Pertanto si propone di approvare il seguente deliberato che viene riassunto in queste due fasi fondamentali: la sdemanializzazione di quei 69 metri quadrati e la concessione a favore della società Cosmo SRL il diritto di superficie ventennale sulla particella indicata in deliberazione della superficie di 69 metri quadrati da destinarsi alla edificazione della cabina di elettrificazione secondo le disposizioni tecniche impartite dall'EN. E questo è quanto. Grazie assessore Bucci, è aperta la discussione. L'ora calda, no, l'ora tarda, è dovuta al caldo, forse invita a non fare interventi, però ovviamente sono graditi. Comunque, sì, consigliere Punzo, si era prenotato, ci aveva dato una speranza. Allora, non ci sono quindi interventi, chiudiamo la fase della discussione, apriamo quella delle dichiarazioni di voto eventuali. Non ci sono dichiarazioni di voto, chiusa anche questa fase, mettiamo in votazione la pratica iscritta al punto 11 all'ordine del giorno e quello che ha per oggetto realizzazione di una cabina elettrica all'interno del parcheggio di via Cartiere Vecchie, sdemanializzazione aria e costituzione di diritto di superficie. Prego votare. Dove va? No, c'è un'altra votazione, un attimo solo. Marasca, Gianangeli, Morresi, Santinelli, Morresi, ancora Morresi, se no lo facciamo a microfono, a posto. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 19, 14 sono i voti favorevoli, nessun contrario, 5 gli astenuti, sono i consiglieri Marasca, Bornigia, Spaccia, Gianangeli, Morresi. Il Consiglio Comunale quindi approva, mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente, l'ultima votazione della giornata. Marasca. Gianangeli Morresi Filonzi. A posto. Un attimo, scusate.
Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 19, i voti favorevoli sono 14, nessun contrario, 5 sono gli astenuti. I consiglieri Marasca, Bornigia, Spaccia, Gianangeli, Morresi. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Sono concluse quindi le pratiche scritte all'ordine del giorno. Finisce qui il Consiglio Comunale di questa sera. Sono le ore 18:43. Finiscono i lavori. Ringrazio e saluto il sindaco, il segretario, la dottoressa Orlando, gli assessori presenti, tutti voi, le signore della segreteria. Credo che ci rivedremo comunque prima del 31 luglio. Ci rivedremo, ci sarà un altro consiglio prima del 31 luglio. Buona serata.